Amo, Che c'è? ma sei pronta? Per fare cosa? Dammi 2 minuti, arrivo No, subito. no, no, fermati! Per fare cosa? Oggi non mi va, mi fa male alla testa, ok? Allora vado dalla vicina, prendo qualcosa per mal di testa e torno fra un'oretta. Cosa hai detto? Oh, Vieni un attimo. che è successo? Guarda, vedi questi tre asciugamani? Li Beh. vedi? Ti volevo dire che questo è per il bidet. Questo è per la faccia. E questo è per il corpo. Ora hai capito? No. Cosa non hai capito? Di tutti questi asciugamani, qual è il mio? Che Vieni c'è? un attimo. Che è successo? Ma me lo spieghi cosa ci fanno questi capelli rossi dentro il nostro letto? Ma dimmi un po', ma mi stai tradendo? Ma che è? Ti sei scordata, mo? Cosa? Ma ieri sera hai indossato una parruca nuova. Dai. Hanno dato lo stipendio oggi, te lo giuro. E ricordati, quando qualcuno ti sorpassa e abbassa il finestrino e ti comincia a urlare contro, mi raccomando, non gli rispondere con la stessa moneta, ok? E come le rispondo? Molto semplice, gli mandi un bacetto volante. Ciao amore, come stai? Perché non mi rispondi al telefono, eh? Mi manchi tantissimo, ciao. E soprattutto, se c'è anche la moglie a fianco, per lui è finita, eh? È finita. Ah, ok, ho Hai capito. capito? Dai, andiamo. Allora, mi devi dire qualcosa? Sì. Eh? Voglio dire a tutti gli uomini che avete ragione, 2 minuti sono davvero tanti. Ah sì? Sì. Ora ti sei convinta? Sì. Spero che da oggi in poi non mi riproverai mai più, eh? Ciao, amò, sono Ah, tornato. finalmente sei tornato. Che è successo? Stamattina ti ho chiesto 100 euro e tu mi hai lasciato solo 50. Perché? Mi servivano, capito? Beh, amore, mi sono dimenticato a mettere altri 50. Dai, succede. Ma poi scusami, l'altro giorno tu mi hai chiesto 100 euro, scusa. E io mi sono sbagliato e ti ho lasciato 200, eh? Mica mi hai detto qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Appunto, va bene sbagliare una volta, ma sbagliare 2 volte come oggi non è accettabile, capito? Quando è troppo, è Quindi? troppo. Hai deciso comunque di uscire stasera con le ragazze? Sì, amore, sì, dai, ho promesso che non faccio tardi, ok? Certo, Mi lavo certo. velocemente i capelli e vado. Come Sono già no? in ritardo. Oh, ma perché non finisce più questa schiuma? Che ne so. Dai, non ci arriverò mai così. Ma che stai facendo? Amore, senti un po', ma a te non te ne frega più niente di questa macchina? Ma Perché? quando ci pensi a comprare una steca dell'olio nuova? Perché che c'è questa, scusa? Questa è vecchia, è corta, non ci arriva più all'olio, lo capisci? Perché? Senti. Fammi la cortesia, non aprire più questo cofano, ok? Sai fare così? Non lo sai? E praticamente stavano iniziando a litigare tutti quanti là. Uno che arriva e dice: "No, che signora, ma sai che cosa c'è? Io stavo prima di lei." No, poi mi arriva Amore, l'altro. Che aspetta un cos'è? attimo, facciamo un gioco. Guarda, io metto 20 euro qui. Chi parla per primo ha perso questi 20 euro, ok? Oh, cazzo fai? Mi scusi, scusi. Allora, ti stavo dicendo, e praticamente quel signore quando è arrivato si è Ah, messo in fila. signorina? Mi Sì? scusi, ma lei è un fidanzato? No. E come è possibile una ragazza così bella come lei non abbia un fidanzato? Tutta colpa sua, mio marito. Amo, amo. Io voglio i fiori, ma non voglio dirti che io voglio i fiori, perché se io ti dico che io voglio i fiori, tu mi regali i fiori. Ma io non voglio che tu mi regali i fiori soltanto perché ti ho detto io di volere i fiori. Voglio che tu mi regali i fiori perché sei tu a volermi regalare i fiori, capito? È arrivata mia madre. Adesso vado ad incontrarla. Tu mi raccomando, salutala come si deve. Trattala bene e devi essere amichevole, ok? Ma come la saluto, scusa? Amo, Ma che te lo come? devo insegnare Che io? vuol dire? Aspetta, dimmi! Ok, allora, preparati. Salve, signora. Facciamo un po' di disinfestazione qua. Ok, lei entra, si mette seduta e io subito le dico: Salve, signora. Sua figlia mi sta qua, qua, fissa qui, qui mi sto. No, 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 no. Lei entra. Si mette seduta. Salve signora, sua figlia è bravissima, eh? Guardi, lava, stira, pulisce tutto, fa tutto lei, eh? Sì.
Ma a chi sto raccontando queste cavolate? O forse è meglio che lei entra. Le dico che è tutto ok, tutto a posto. Però, signora, per il viaggio di ritorno, può prendere un'altra valigia con lei? Sua figlia.